la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Grazie. Oggi parleremo, anzi faremo delle riflessioni sulla pandemia e su cosa è stata la vaccinazione massiva. Abbiamo l'onore di avere come ospiti il generale Figliuolo. Già responsabile della campagna vaccinale dal marzo 2021 al marzo 2022, il dottor Gianni Rezza. Direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, il dottor Guido Bertolaso. Coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia, tuttora ancora coordinatore, e per finire il professor Giancarlo Cesana. Che voi credo conosciate bene, peraltro ordinario di genere all'Università di Milano Bicocca, uno dei migliori igienisti italiani e non solo. Cos'è il Covid? Allora, prima di dare la parola, forse vale la pena riassumere un paio di dati che rendono l'idea e rendono anche che cosa ha voluto dire al momento il Covid. L'Istituto Superiore di Sanità, qualche giorno fa, ha emanato l'ultimo bollettino, quindi la situazione Covid al 24 di luglio di quest'anno. Infezioni 20.880.000 infezioni monitorate. 168.075 decessi. Sono state fatte dall'inizio della campagna vaccinale ben 139.411.000 inoculazioni. I cittadini che hanno ricevuto la prima e seconda dose sono più di 96 milioni. Anzi, scusate, 96 milioni di inoculazioni ai cittadini di prima e seconda dose. Questi sono i dati, questi dimostrano quanto sia stato e sia tuttora una tragedia questo virus, per chi non c'è più e per tutti coloro che hanno avuto e continuano ad avere problemi. Una domanda iniziale al generale Figliuolo. Come abbiamo detto, la vaccinazione massiva ha coinvolto milioni di italiani con centinaia di milioni di inoculazioni, eccetera. Come è stato possibile governare uno sforzo organizzativo simile? Abbiamo avuto problemi con l'approvvigionamento dei farmaci? Ci sono state alcune polemiche sulla stampa, su presunte priorità date ad altri stati, probabilmente anche sedi delle industrie farmaceutiche. Abbiamo avuto problemi logistici. Qual è stato lo sforzo logistico, lo stoccaggio, la catena del freddo, eccetera? Come ha funzionato? Buon pomeriggio a tutti. Però si sente. Buon pomeriggio a tutti. Chiaramente questa è la domanda delle domande. Partiamo dall'inizio. Appena nominato, per me è stato un po' quasi un lampo nel cielo, abbastanza inaspettata. Fui contattato qualche giorno prima e ringrazio ancora oggi il presidente Draghi per la fiducia che ha voluto darmi, ovviamente su indicazione del ministro Guerini.
appena arrivato abbiamo cercato con una squadra che si formava in quei giorni inizialmente di persone del mio comando, il comando logistico dell'esercito, quindi tutti esperti di logistica, e poi abbiamo cercato altre professionalità nel campo della programmazione anche finanziaria, perché al di là della campagna vaccinale c'era poi tutto un mondo, quello di far fronte alle acquisizioni, a pagare ciò che era già stato acquisito, a cercare di dare anche fiato al sistema produttivo. C'è stato da fare molte attività di tipo amministrativo. Sicuramente avere una struttura chiara con una verticalità delle decisioni, sostanzialmente, e con il controllo. Quindi un'esecuzione decentrata e un controllo accentrato. È stato subito elaborato un piano che ho presentato nelle sue linee essenziali al Presidente Draghi e poi emanato a tutte le regioni e alle istituzioni centrali che avevano causa nella campagna vaccinale, che fissava sostanzialmente le linee operative e l'obiettivo. L'obiettivo fissato inizialmente era quello di vaccinare l'80% della popolazione che poteva essere allora vaccinata. Allora inizialmente erano gli over 16, noi avevamo un vaccino Moderna che poteva essere somministrato agli over 16 e tutti gli altri inizialmente erano per gli over 18, quindi a questa platea. E ho fissato l'obiettivo di arrivare a fine settembre con l'80% delle vaccinazioni. Poi la platea nel corso del tempo è cambiata, sostanzialmente l'obiettivo è stato raggiunto 10 giorni dopo, però credo che parlando di quei numeri così elevati possiamo quasi autoassolverci di quel piccolo ritardo. Poi nel frattempo 2 dei 4 vaccini allora disponibili a maggio furono bloccati, i 2 adenovirali di fatto, quindi con delle prescrizioni molto stringenti, potevano essere erogati, somministrati solo agli over 60, quindi sostanzialmente obiettivo raggiunto. Le linee operative quali erano? Un po' lei le ha già citate. I centri di somministrazione, quindi fare una somministrazione che avesse una capacità di filiera. Noi siamo arrivati nel periodo massimo ad avere circa 3.000 hub, quindi 3.000 centri vaccinali di medio-grande capacità, ma anche poi la capillarizzazione per fare quella che un po' io ho chiamato la vaccinazione etica, cioè andare anche a trovare coloro i quali non potevano andare presso gli hub o comunque non avevano una capacità informatica tale da fare le prenotazioni in automatico. Poi l'approvvigionamento e la distribuzione, ovviamente queste linee andavano in parallelo, e la terza linea il controllo dei fabbisogni, quindi sapere esattamente in ogni momento di che cosa c'era bisogno e dove. La vaccinazione ha coinvolto numeri elevatissimi, quando ho terminato eravamo a quasi 146 milioni di dosi distribuite. C'è stato da rimettere a posto l'hub vaccinale che già era stato costituito, potenziandolo. Noi oggi abbiamo un hub strategico a disposizione della Nazione che è gestito dalla Difesa, che può contenere oltre 20 milioni di vaccini a meno 20 e circa 2 milioni e mezzo di vaccini a meno 80. Questa è una capacità che è derivata dalle lezioni apprese, quindi poi magari ne parlerà meglio il professor Rezza. Cioè, ce la terremo come lezione appresa e abbiamo una capacità a disposizione del Paese. Ma per approvvigionare, chiaramente all'inizio, quando sono arrivato, avevamo 4 milioni e mezzo di vaccinazioni fatte. C'era una lentezza nella catena approvvigionativa, abbiamo cercato in tutti i modi di recuperarlo, perché chiaramente capacità di produzione è stato un po' come un motore diesel, ancorché oggi sia desueto e fuori dai dettami ambientalisti, però mi piace fare questo esempio perché man mano che si scaldava è andata sempre meglio. Noi avevamo l'approvvigionamento tramite il Joint Procurement Agreement a livello europeo. Secondo me all'inizio ha avuto qualche problema, ma una volta rodato il sistema è stato un valore aggiunto, e lo spiego in maniera semplicissima e velocemente. Sostanzialmente
noi siamo riusciti, quando abbiamo avuto la crisi dei due vaccini adenovirali, grazie all'intervento mio sul piano tecnico, ma soprattutto del Presidente a livello politico sulla von der Leyen, ad avere un anticipo del secondo trimestre al primo trimestre. Quindi abbiamo avuto un anticipo di vaccini e questo ci ha consentito a giugno-luglio di avere inoculazioni giornaliere a una media di 500.000 vaccinazioni al giorno. E poi che cos'altro ha fatto questo joint procurement? Ha fatto sì che l'Europa potesse parlare con una voce sola con le cosiddette big pharma. È chiaro che loro hanno agito molto in quasi monopolio, in oligopolio, però tutto sommato avere tutta l'Europa e non un singolo Stato ha dimostrato forse per la prima volta anche una coesione, un'eticità da parte dell'Europa, cioè di dare a tutti il proprio pro quota, che era legato ovviamente al numero di abitanti di ciascuna nazione. Altro valore aggiunto qual è stato? Che dopo l'estate del 2021, sostanzialmente in alcuni paesi dell'Europa, specie Europa centrale e dell'est, c'è avuto un calo delle vocazioni nelle vaccinazioni, soprattutto nei paesi ortodossi. E noi ne abbiamo giovato perché abbiamo chiesto subito un anticipo alla Commissione europea che ci è stato accordato. Era un prestito e poi dopo noi ovviamente li abbiamo restituiti. Ma noi in quel momento avevamo la macchina che andava a pieno regime e quindi questo ci ha consentito di continuare a fare. Volevo poi dire qualche parola sulla capacità di somministrazione. È l'esempio che quando l'Italia fa squadra vince. Sostanzialmente noi abbiamo utilizzato tutti gli spazi che erano disponibili e vi devo dire che moltissimi di questi, come poteva essere una sala come questa in cui siamo adesso, sono stati messi a disposizione, oltre che dalle pubbliche istituzioni, dalle istituzioni regionali, anche dai privati. Cioè noi abbiamo coinvolto associazioni di categoria, banche, grande e piccola distribuzione, imprese, aziende, tutto il mondo produttivo, ma anche ricordo il Cardinale Bassetti, che fu uno dei primi che mi chiamò quando fui nominato commissario e mi disse: generale, sappia che la Conferenza Episcopale Italiana mette a disposizione tutti gli spazi possibili. E ricordo che proprio in Sicilia fu organizzato un sabato di vaccinazione nelle parrocchie, che ebbe grande successo, ecco, per fare un esempio. E questo è stato possibile, secondo me, a mettere tutti insieme, cioè a giovarsi dell'esperienza e delle capacità delle forze armate nell'ambito logistico, ma poi mettere a sistema la protezione civile, il mondo del volontariato e dell'associazionismo, che ha fatto un grandissimo lavoro, e con le regioni. Le regioni si è andata avanti, io lo dico sempre, i poteri da commissario li ho usati pochissimo, soprattutto per l'ordinanza. La prima importante è stata quella di utilizzare tutto ciò che era possibile, non sprecare i vaccini, e io avevo detto in maniera semplicistica darli al primo che passa, ma non era quello, era sempre nell'ambito delle categorie. Ma poi definire, come lei ha chiesto, chi doveva avere cosa, chi dovesse avere cosa e qual è stato la stella polare. L'ha detta stamattina il Presidente Draghi: i deboli, i fragili e i più anziani, perché erano quelli che potevano avere gli effetti più severi qualora colpiti da questo infido virus. E poi la vaccinazione etica, cioè i più deboli. Abbiamo pensato al mondo degli invisibili, abbiamo fatto un progetto che poi è stato sviluppato da tutte le regioni. Su Roma l'ho seguito personalmente con la comunità di Sant'Egidio, con un'apposita ordinanza, la numero 8 del maggio 21, si è dato modo tramite i sistemi informatizzati con i sistemi temporanei di dare un codice anche ai senza tetto, ma anche a coloro i quali magari non avevano la possibilità di avere il codice fiscale o le documentazioni, di farli emergere. E questo ha portato un altro valore aggiunto: siamo riusciti a fare uno screening a delle popolazioni che magari da 10-15 anni non avevano mai avuto nessun tipo di visita medica. Quindi da una parte l'eticità, ma dall'altra anche a livello utilitaristico, perché così si poteva limitare la diffusione del virus, quindi a beneficio di tutta la popolazione.
Grazie generale. Professor Rezza, la vaccinazione è uno dei cardini della prevenzione sanitaria da questo punto di vista e ha fatto fronte a un'emergenza qual è quella del Covid. Qual è stato il momento risolutivo? L'arrivo dei vaccini? La determinazione dello Stato, come ricordava anche prima generale Figliuolo, il coinvolgimento degli specialisti, far squadra con gli specialisti? Beh, ricordiamo l'inizio di questa pandemia, la fine del 2019-2020. Io all'epoca dirigevo il Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, perché no, ho fatto sempre il super burocrate, ho fatto la gran parte della mia vita di ricercatore. Quando qualcuno mi chiese nel gennaio del 2020 quando arriveranno i vaccini, io disse: vaccini contro i coronavirus umani non ne avevamo, differentemente dall'influenza, perché quando c'è la pandemia influenzale è vero che abbiamo a che fare con un virus che ha fatto un salto di specie recentemente, è un virus nuovo per l'uomo, però abbiamo l'esperienza dei vaccini influenzali, che comunque sia un'esperienza che è data da tempo. Coronavirus umani noi non sapevamo se effettivamente saremmo stati in grado di mettere a punto un vaccino efficace e sicuro nei confronti di un coronavirus. E disse: bene che vada, aspetteremo un anno. Vabbè, uno la butta lì, no? Dopo, se va bene va bene, se non va bene chi se lo ricorda. Quindi molti di noi fanno così in genere. Però invece il 27 dicembre del 2020, lo ricordate tutti, incominciarono ad arrivare i primi vaccini. Nella prima fase, chiaramente noi sappiamo che i vaccini sono pochi, la domanda è tanta e l'offerta è poca. Dopo sappiamo che aumenta l'offerta e la domanda chissà dove va a finire. È stato un trionfo della vaccinologia questo, non finiremo mai di dirlo, l'ha scritto il New England Journal of Medicine, The Triumph of Vaccinology, trionfo della vaccinologia. Nel giro di pochi mesi avere dei vaccini, non voglio fare retorica, ma è la verità, avere dei vaccini per di più fatti su una piattaforma innovativa, perché chi aveva mai usato vaccini RNA? Che hanno funzionato e come. Prima lezione. Secondo, è vero che all'inizio c'è una luna di miele fra il vaccino e la popolazione. La percezione del rischio di malattia è molto elevata, ricordate tutti, insomma, è quello che la nostra popolazione, specialmente nel nord Italia, ha sofferto nel febbraio-marzo del 2020, e la paura che attanagliava gran parte della popolazione. Lì, quando arriva un vaccino dopo, c'è una fase di luna di miele spontanea fra la popolazione, gli individui, le comunità e il vaccino. Tutti quanti corrono a volersi, c'è la corsa alla vaccinazione, quindi bisogna prioritizzare. Dopodiché i vaccini diventano un po' vittima del loro stesso successo, no? O fanno scomparire le malattie, per cui che bello, non abbiamo più paura delle malattie, no, pensiamo di non avere più necessità dei vaccini, o i problemi magari diminuiscono, diminuisce l'impatto clinico, come sta succedendo adesso, e quasi quasi cominciamo a pensare che di non averne più bisogno. E invece sappiamo che continuiamo di fatto ad averne bisogno, perché se riusciamo a tenere bassa la congestione delle strutture ospedaliere, visto che un'ondata c'è stata e faceva caldo, e come a luglio, se non avessimo avuto gran parte della popolazione immunizzata, anche per l'immunità naturale, per carità, dovuta a infezioni acquisite, ma anche e soprattutto grazie ai vaccini, probabilmente l'impatto a livello di strutture sanitarie, l'impatto clinico sarebbe stato molto maggiore. Ebbene, quindi il primo successo, lo dobbiamo dire, io lavoro nel pubblico, ho sempre lavorato nel pubblico, ma quando il profitto si sposa al bene dell'umanità, viva il profitto. Abbiamo avuto evidentemente una capacità di ricerca, innovazione, sviluppo di vaccini da parte di diverse aziende farmaceutiche che bisogna riconoscere è stato eccezionale.
Certamente lo Stato credo abbia fatto molto. Facciamo un po' di piaggeria nei confronti del generale, del mio amico Francesco, generale Figliuolo, ma la determinazione con cui evidentemente la campagna è stata condotta da parte anche del governo, del ministero, della struttura commissariale innanzitutto, è stata grande. Ma io devo dire che non voglio fare il centralista pentito, ma ne parlavamo prima con il vecchio amico Guido Bertolà, insomma, le regioni hanno dato veramente un grosso contributo, credo, anche in tutto questo. Abbiamo visto come effettivamente, per quanto decentralizzato questo Stato, dopo alla fine ha marciato quasi all'univoco. È vero che ci sono state regioni che tradizionalmente sono più forti, per carità, che probabilmente hanno fatto di più e meglio di altre in tempi più brevi, però alla fin fine il sistema tutto sommato ha funzionato a 360 gradi, insomma non mi sembra che ci siano state zone d'Italia particolarmente carenti. Laddove sono state carenti probabilmente c'è stato uno sforzo in più anche da parte della struttura commissariale per incentivare, diciamo, e favorire l'andamento della campagna vaccinale, meglio di che io direi ha funzionato bene a livello del territorio nazionale. Anche qua un'ultima cosa, insomma, questo gran parlare di Novax, antivax, esitanti, per carità, esistono, possono causare dei problemi, però al di là di tutto il rumore, io non ho mai attaccato, anche nelle mie apparizioni pubbliche, che da quando sono al Ministero sono state molto più sobrie e ridotte, non ho mai attaccato frontalmente chi alla fin fine voleva evadere l'obbligo vaccinale o desiderava non vaccinarsi. Si tratta di minoranze veramente sparute. Alla fine, quando il gioco si è fatto pesante, si è visto che la gente i vaccini li vuole e sa riconoscerne l'importanza. È chiaro che ci sono momenti in cui bisogna stimolare. Io non sono a favore di un obbligo ideologico, pragmaticamente può essere utile, come può essere stato utile il Green Pass finché c'è stata la variante Delta, con un Omicron di meno, è chiaro, per rendere Covid free i nostri ospedali, i luoghi pubblici. È uno strumento che si può utilizzare, ma i vaccini dovrebbero essere considerati innanzitutto un diritto più che un dovere, cioè soprattutto quando si vede lontano l'obiettivo dell'immunità di gregge, no? Perché quando noi vediamo l'obiettivo, se vacciniamo, perché dicevamo, se vacciniamo il 70% della popolazione raggiungeremo l'immunità di gregge, quindi perché facciamo un calcolo banale, al di sopra di una certa soglia di copertura vaccinale il virus tende a non circolare più, ma questo dipende dall'R0 del virus, cioè dalla contagiosità del virus. L'R0 all'inizio di questo virus era 3, cioè una persona infetta e meglio ne infettava altre 3. Quindi 1-1 fratto R0 ci veniva fuori 70%. Sostanzialmente quindi pensavamo, gli errori li fanno tutti perché noi non siamo nati imparati, impariamo lavorando evidentemente su una materia nuova, che vaccinando il 70% della popolazione allora avremmo arrestato la circolazione del virus. Così non è stato, nuove varianti, l'immunità che si perde nel tempo, ci sono tanti fattori che influenzano, per cui la vaccinazione più che un dovere morale per difendere gli altri diventa un diritto per difendere e proteggere noi stessi, e sappiamo quanto sia il valore in questo momento della vaccinazione per difendere noi stessi dalle conseguenze più gravi della malattia. Ultimo gli specialisti, perché faceva parte della domanda. Devo dire che non c'è una cultura vaccinale diffusa anche nella classe media, questo è un problema un po' che si sconta, no? Ci sono gli specialisti delle vaccinazioni, quelli che lavorano nei centri vaccinali, i medici di base o i pediatri di libera scelta danno il loro contributo,
sembra quasi gli specialisti siano tenuti un po' a parte, no? Come se non facessero parte del mondo. Invece abbiamo visto quanto è utile, per esempio, per vaccinare le persone trapiantate. Beh, ricorrere allo specialista è estremamente utile, così l'ematologo, così evidentemente chi appartiene ad altre specialità. È particolarmente utile soprattutto nel momento in cui dobbiamo andare a raggiungere delle persone che afferiscono all'ospedale perché hanno dei particolari problemi, per esempio perché sono immunodepresse, tanto per dirne una. Un coinvolgimento maggiore di più figure professionali sarebbe sicuramente importante, e spero che la cultura vaccinologica possa essere maggiormente diffusa. Anche dovrebbe essere anche un impegno evidentemente delle scuole di specialità, non solo della scuola di igiene, che su questo fa molto, ma anche evidentemente delle altre scuole di specialità e di specializzazione e del corso stesso di medicina. Grazie. Grazie professoressa. Lei tra l'altro ha posto il problema della classe medica e sanitaria in generale, perché poi questa esperienza Covid tocca un po' tutto il mondo sanitario da questo punto di vista. Dottor Bertolaso, la vaccinazione massiva è una decisione centralistica. Decisione centralistica che ha a che fare con un rapporto Stato-Regione, dove le regioni storicamente rivendicano la loro autonomia decisionale, eccetera. Ma nell'esecuzione pratica, la vaccinazione massiva così come impostata ha creato dei problemi nella gestione delle attività vaccinali giornalieri o no? O meglio ancora, se i problemi ci sono stati all'interno di ogni regione, se mai. Bene, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Facciamo un passo indietro, non parliamo solamente di vaccinazione massiva. Qua il problema centrale che è stato sollevato dal primo giorno in cui abbiamo dovuto tutti noi fronteggiare questa drammatica emergenza era quello del ruolo dello Stato centrale rispetto alle regioni. E su questo si è sempre giocato su di un equivoco che sarebbe anche ora di cancellare. Perché il 31 di gennaio del 2020 il governo di allora dichiarò lo stato di emergenza nazionale per, appunto, a quel tempo si parlava di coronavirus, il Covid-19 non era ancora stato coniato come termine. E quando il governo nazionale dichiara lo stato di emergenza per la nazione, tutti quelli che sono gli aspetti relativi alle competenze delle regioni rispetto alle strutture centrali, eccetera, svaniscono. Ricorderete tutti che nel febbraio del 2020, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, venne nominato un commissario per gestire l'emergenza Covid, che era l'allora capo della Protezione Civile Nazionale, il quale aveva il potere assoluto di coordinare e decidere quelli che dovevano essere gli interventi da mettere in piedi, così recitava l'ordinanza del 31 di gennaio, per fronteggiare e controllare e possibilmente eliminare quella che era l'emergenza causata dal coronavirus. Sappiamo bene com'è andata. Si è discusso per mesi sul problema di chi dovesse fare che cosa. Le regioni, evidentemente, non avendo ricevuto con chiarezza gli ordini che dovevano ricevere, hanno cercato di organizzarsi anche in modo autonomo durante la prima fase dell'epidemia, nei primi mesi drammatici. Al di là di quella che è stata il lockdown, attuato anche con ritardo rispetto a quelle che erano le indicazioni degli epidemiologi, ogni regione è stata in qualche modo abbandonata a se stessa a fare quelle che dovevano essere le iniziative per cercare di controllare il dilagare di questa epidemia. Tant'è vero che ad un certo punto ricordiamo tutti che il governo nel corso del marzo del 2020 decise di nominare un altro commissario che non eliminava il commissario già nominato ma si aggiungeva al commissario della Protezione Civile nella persona del predecessore del generale Figliuolo, e così si è andati avanti per mesi.
nell'assoluta indeterminatezza di quelle che dovevano essere le misure da adottare a livello nazionale e da condividere con le diverse regioni. Io ho avuto il privilegio, in quei mesi disgraziati e tristi e difficili, di lavorare in 4 regioni diverse nel nostro paese, perché nel marzo del 2020 mi trovavo in Africa a gestire gli esiti ancora dell'epidemia di Ebola che aveva colpito diversi paesi africani. Fui chiamato di corsa dal presidente della regione Lombardia per creare quel famoso ospedale in fiera, che poi con tanta ironia è stato chiamato il Bertolaso Hospital, che ci permise nell'arco di poche settimane di creare un ospedale, un centro di rianimazione e terapia intensiva con 208 posti letto. Quindi lavorai le prime settimane di quell'emergenza con la regione Lombardia, poi mi sono preso il Covid, dopo forse vi racconterò perché, mi sono fatto 2 settimane in rianimazione, quindi sono diventato anche utente, oltre che operatore, anche utente della sanità della Lombardia. In quel caso l'ospedale poi è stato aperto e poi dopo parleremo anche di quello che è successo successivamente. Dopo che ho fatto l'ospedale in Lombardia sono andato in regione Marche, dove mi hanno chiesto di costruire un ospedale analogo, più piccolo, nella regione Marche. Questo accadeva nel maggio del 2020. Anche lì abbiamo utilizzato una struttura tipo questa per fare un centro di rianimazione e terapia intensiva di 89 letti. Nella estate del 2020, all'inizio dell'estate, quando sembrava che il Covid fosse finito, tant'è vero che qualcuno scrisse pure dei libri, no? Come ho sconfitto il virus, allora sono stato chiamato in Sicilia perché la famosa app Immuni, di cui tutti ci ricordiamo, non funzionava, non è servita praticamente a nulla. E la regione siciliana giustamente voleva cercare di far funzionare il periodo estivo, l'unico momento in cui magari potevano avere un ritorno economico dalla tragedia del Covid. E quindi mettemmo in piedi con la presidenza della regione questa app Sicilia Sicura, che faceva in modo che chi arrivasse in Sicilia si registrasse, potesse fare le sue vacanze, ma se si ammalava veniva individuato, contattato e trattato, e magari anche isolato. Dopodiché, nella seconda ondata, quella che non doveva accadere e che invece è accaduta e ha fatto un numero di vittime, come ricorderemo, superiore alla prima ondata, quella del marzo del 2020, mi chiamarono in Regione Umbria per cercare di mettere in piedi appunto le iniziative per fronteggiare questa seconda ondata, aprire tutti i centri possibili e immaginabili dove creare posti letto di rianimazione in terapia intensiva, perché ancora i vaccini non c'erano. E quindi l'unico modo era quello di mettere di nuovo chiusi in casa tutti laddove era necessario e di far funzionare le strutture sanitarie. Peccato che appunto nell'ottobre, novembre, dicembre del 2020 i tanti posti letto di rianimazione che dovevano essere creati in aggiunta a quelli che esistevano nel marzo del 2020 ancora non c'erano. E quindi l'ospedale in fiera di Milano e l'ospedale di Civitanova Marche, nell'arco di quei mesi oltre 1500 persone hanno ricoverato e assistito in terapia intensiva e rianimazione. Fine del ragionamento. Mi chiamano il 31 di gennaio per collaborare, mi chiama Attilio Fontana e Letizia Moratti per andare a dare una mano alla vaccinazione in Lombardia. 31 gennaio, il generale Figliuolo ha detto: quando sono stato nominato poi ho fatto le mie attività. Ha dimenticato di dirvi la data. Correggimi se sbaglio, Francesco, tu sei stato nominato il 1 di marzo del 2021. Prima Gianni ci ha detto che la campagna di vaccinazione è iniziata il 27 dicembre del 2020, giusto? Cosa è accaduto nel gennaio e nel febbraio del 2021, prima che arrivasse il commissario Figliuolo? È accaduto che sono state date le indicazioni, bisogna vaccinare i più fragili, soprattutto gli over 80, medici e infermieri, queste erano le indicazioni. Però poi
c'erano alcune categorie più o meno a rischio che venivano definite la 1 bis, della quale non si capiva assolutamente chi dovesse essere vaccinato e chi dovesse rientrare, e non c'erano delle indicazioni sulla le procedure, l'organizzazione, i criteri. La vaccinazione massiva a cui ha fatto cenno Carlo Lucchina è una iniziativa che viene adottata nel corso del mese di febbraio in Lombardia. Carlo, io ed altri lavoriamo per immaginare una strategia di vaccinazione che non era stata indicata da parte di quella che era la struttura commissariale che in quel momento aveva la responsabilità di questa imponente campagna di sanità pubblica che si stava mettendo in piedi, ma la stavano mettendo in piedi dei funzionari, dei personaggi che non avevano alcuna competenza né nell'ambito della logistica, né nell'ambito dell'organizzazione, né nell'ambito della programmazione. Eravamo in mano a delle persone recuperate non si sa perché e per come a gestire la più grave emergenza del nostro paese dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Il mese di febbraio, io me lo ricordo bene, quello che è stato l'incubo, quelle che sono state le notti insonni che abbiamo passato nella disperata ricerca di capire quando arrivavano i vaccini, perché ci dicevano dopodomani arrivano 500.000 dosi di Pfizer. Noi ci organizzavamo e poi 5 ore prima dello scoccare delle 48 ore ci veniva detto DHL ha cancellato il volo e quindi i vaccini non arrivano. Era tutto basato sull'assoluta improvvisazione, in aggiunta ai problemi della Lombardia di cui magari parleremo dopo. Poi è arrivato il nuovo governo, è arrivato Francesco Figliuolo, un militare, comandante di tutta la logistica delle forze armate, un uomo con una persona normale, ma con un metodo, con un criterio. Non l'aveva mai sentito parlare di vaccini, ma non ce n'è bisogno perché la campagna di emergenza viene fatta sulla base di un piccolo criterio che si chiama organizzazione e programmazione. Ed è quello che ha fatto il generale Figliuolo. E questo, quindi, lui ha detto io seguivo con cautela, con prudenza, le regioni lavoravano, è vero, ma lui il lunedì mattina di ogni settimana, dal 15 di marzo in poi, mandava a tutti noi i compiti, come dicevo io. Dicevo, sono arrivati i compiti di Figliuolo? Sì, sono arrivati. Ogni regione riceveva, tramite ovviamente le poste certificate delle forze armate, ogni regione riceveva il suo compito della settimana, per cui sulla base lui sapeva quanti vaccini sarebbero arrivati in Italia nelle settimane successive e che faceva una semplice programmazione, ma non lasciava mano libera alle regioni nel decidere cosa dovevano fare. Lui era il capo vero. C'era una linea di comando e controllo riconosciuta, lui era il vertice e diceva la Regione Lombardia il lunedì 15 marzo deve fare 75.000 vaccinazioni, Regione Lazio 54.000, ogni tanto mi veniva da ridere perché ogni tanto diceva Basilicata 3.555, e allora io dicevo scusa ma perché questi 55? No, una precisione chirurgica, una precisione militare. Ma voi vi dovete mettere in testa un piccolo concetto che i nostri politici ancora non hanno capito e per la quale per 10 anni mi hanno tutti massacrato quando ero il capo della protezione civile. Quando c'è un'emergenza, e mi pare che questa emergenza sia stata gigantesca,
La democrazia deve vivere, ma deve vivere in funzione grazie a qualche figura di vertice che ci mette la faccia, che si assume la responsabilità, che dice come sono le cose, che decide. Stamattina Draghi che cosa ha detto? Il nostro governo ha agito con tempestività e con rapidità. E questo è il primo comandamento, il secondo lo citerò dopo, di ogni situazione di emergenza vera. Noi dal marzo del 2021 abbiamo cambiato pagina, non solo grazie ai vaccini, ma abbiamo cambiato pagina perché ci siamo trovati in una situazione chiara. Ognuno sapeva quello che doveva fare, avevamo gli input, lui ci controllava, ci bacchettava se non rispettavamo i numeri delle vaccinazioni che ricevevamo da fare nell'arco della giornata, della settimana, del mese. Noi gli abbiamo forse dato una mano come Regione Lombardia, perché abbiamo sempre esagerato in eccesso e mai in difetto, e questo gli ha permesso poi sempre di far vedere che i target dei 500.000, 600.000, quelli che lui indicava giornalieri, venivano sempre ottenuti in tutta Italia. Questa è stata la gestione della campagna di vaccinazione massiva. E quando lui è venuto il 31 marzo, primo funzionario rappresentante delle istituzioni a venire da Roma in Lombardia da qualche mese in avanti, no? Ha potuto vedere che le campagne di vaccinazione massiva, i grandi centri, erano tutti stati organizzati secondo quelle che erano le sue direttive. Quindi una centralità di indicazioni e di direttive, una trasversalità a livello regionale nell'attuare in modo tempestivo e preciso quelle che erano le indicazioni che ci dava il commissario. E la campagna di vaccinazione in Italia è stata sicuramente una delle migliori al mondo. Punto. Grazie al dottor Bertolaso. Professor Cesana, il professor Rezza ha sfiorato un attimo l'argomento quando parlava di Novax, Ivax, Exvax, eccetera. Cerchiamo di capire se può esserci, qual è il rapporto tra la libertà personale e la necessità di proteggere la salute di tutti. Sì, la storia della medicina come la conosciamo noi è piuttosto lunga, 2500 anni. Il problema della limitazione della libertà personale per ragioni sanitarie è un problema molto vecchio, legato al fatto di dover prevenire delle malattie che non si sanno curare. Il Covid è iniziato così, una forma influenzale che aveva una letalità di 20 volte superiore alla letalità della normale influenza, con cure praticamente assolutamente insufficienti. Quindi bisognava evitarla. All'inizio il sistema era molto semplice, gli ammalati venivano allontanati. Avete presente quello che dice il Vangelo dei lebbrosi, venivano mandati fuori dalla città. No? Qualcosa del genere sta succedendo anche adesso, ma questo è un altro discorso. No, come si dice? E questo, diciamo, è stato il modo più primitivo. Poi le amministrazioni pubbliche nel corso dei secoli, perché gli ammalati non venivano curati, perché curare gli ammalati, soprattutto gli ammalati infettivi, era pericoloso. Così per secoli non c'erano gli ospedali. Gli ospedali sono nati col cristianesimo, nel IV-V secolo d.C. No, perché? Per la speranza della resurrezione. Cioè la morte non è più l'ultima parola sulla vita e quindi si potevano curare gli ammalati, anche col rischio di morire. Poi, però, appunto, era la cura di ammalati terminali, cioè era un'assistenza ai moribondi praticamente. Le amministrazioni pubbliche si sono progressivamente attrezzate fino al Medioevo, al 1300, quando in Italia, non nel resto dell'Europa, ma in Italia, perché l'Italia per secoli è stato il sole di mezzanotte, sono stati creati i magisteri, cioè gli uffici di sanità, che con provvedimenti di carattere politico e amministrativo cercavano di rimediare all'ignoranza dei medici. No? E appunto i sistemi sono quelli che abbiamo visto all'inizio del Covid, cioè l'isolamento, la quarantena. La prima quarantena è stata codificata a Reggio Emilia nel 1374
la proibizione delle manifestazioni pubbliche, anche di quelle religiose, la chiusura dei locali pubblici e così via. La cosa poi è evoluta ulteriormente ancora fino all'inizio dell'Ottocento, che Josef Peter Frank, un medico di Gottinga, che era il direttore sanitario del Lombardo-Veneto sotto l'impero austriaco, inventò la polizia medica. La polizia medica aveva come compito di perseguire quelli che violavano le norme sanitarie. E qui le cose sono cambiate significativamente. Cioè il sistema legislativo ha cominciato a proteggere la società attraverso anche degli interventi di carattere punitivo, no? E da questo punto di vista la sanità ha cominciato a diventare una preoccupazione pubblica. Poi il sistema di welfare come lo conosciamo si è realizzato solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però insomma lì si è cominciato, e anche in Italia ci sono stati dei movimenti significativi. Per esempio a Milano si era creato questo movimento di medici dei poveri che cercavano di curare gli ammalati, che hanno poi fondato gli istituti clinici di perfezionamento, protezione della maternità, dell'infanzia, del lavoro, il Gaetano Pini per quanto riguarda il rachitismo, il Paolo Pini per quanto riguarda le malattie psichiatriche. No, e qui si è cominciato a pensare che la sanità poteva essere uno strumento per realizzare il benessere delle persone. Tant'è che Guido Baccelli, che è stato il fondatore del Policlinico Umberto I a Roma, disse che la forza dei popoli è la sanità. E addirittura, molto colpito dall'evoluzione della sanità, un pastore protestante americano, certo Rauschenbusch, nel 1907 disse, perché poi veniva l'idea che la scienza era ciò che avrebbe salvato la società. Disse: la velocità dell'evoluzione documenta l'immensa capacità latente di perfezione nella natura umana. Forse questi 19 secoli di influsso cristiano, lui era un pastore protestante, sono stati un lungo preliminare periodo di crescita, e ora il fine e il frutto sono quasi a portata di mano. Poi, come sapete, sono successe due guerre mondiali, il nazismo, la Shoah, il comunismo e così via. E adesso c'è una guerra ancora. Quindi la scienza non salva la società. Però c'è un aspetto per cui è importante, che aiuta e che io vorrei sottolineare, cioè che se la libertà è fare quello che si vuole, come viene normalmente definita, il problema è quello che si vuole. Perché se si vuole qualcosa di sbagliato e lo si persegue, si sta più male. Stiamo più male noi e stanno più male gli altri. E questo bisogna impararlo ed è molto importante. Grazie professor Cesana. Come sempre interessante da seguire i tuoi interventi, i tuoi argomenti. Signori, noi abbiamo il tempo tiranno, quindi cercherò di riassumere un attimo le domande da porre. Tornando al generale Figliuolo, la struttura commissariale, lei stesso generale, ha avuto a che fare poi, o comunque ha più o meno dovuto tener conto delle varie posizioni degli epidemiologi, dei vari specialisti, spesso e volentieri in contrasto fra di loro, e poi una valutazione sul Green Pass. Cioè, il Green Pass si è dimostrato una decisione vincente, che però potrebbe anche essere interpretata con una funzione, come dire, di moral suasion nei confronti dei cittadini, nel senso: se ti vaccini puoi andare di qui, sei autorizzato ad andare di là, se non ti vaccini stai attento. Com'è la sua posizione al riguardo? Cercherò di essere breve. Allora partiamo dal discorso di come seguire e chi seguire. Sostanzialmente, quando sono stato nominato commissario, avevo già una mia esperienza, perché da me dipendeva la sanità dell'esercito, che diciamo è 2/3 di tutta la sanità delle forze armate, anche di più, 3/4, e quindi avevo delle esperienze in tal senso. Avevo riorganizzato il CELIO un po' sulla falsariga di quello che aveva fatto l'amico Guido, 150 posti letto, di cui 100 in terapia intensiva,
riorganizzandolo quasi del tutto in ospedale Covid. Noi, i nostri medici hanno sempre avuto, per la platea, il Ceglio, per chi non lo sa, l'ospedale è lo Policlinico Militare di Roma. Policlinico Militare di Roma. I nostri medici hanno sempre avuto un approccio verso le malattie infettive, anche quelle che, diciamo, in Occidente si pensava o sono eradicate, perché andando per missioni nelle più svariate parti del mondo, nell'area, nell'Africa subsahariana, nel Nord Africa, nel Corno d'Africa o in Estremo Oriente, c'era questa abitudine a fare un triage prima di fare arrivare la popolazione presso la struttura ospedaliera. Quindi nella prima fase i nostri medici e infermieri sono stati impegnati, specie nella bergamasca. Quindi, diciamo, avevo già come mio consulente il comandante della sanità, il dottor Battistini, che poi è venuto con me in struttura. Poi avevo il professor Guido Rasi, che mi dava delle indicazioni su ciò che accadeva presso l'EMA, che è l'autorità regolatrice dei farmaci europea. Poi, diciamo, quando ho approcciato da commissario a tutte quelle sigle per capire che esisteva un CTS, quindi il Comitato Tecnico Scientifico, ma poi c'era il CTS di AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, e poi c'era l'Agenas, e poi c'era l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, e poi c'era il Consiglio Superiore di Sanità, e poi c'era la prevenzione. Allora mi veniva mal di testa. Cioè, allora, la luce era, cioè l'indirizzo era questo: noi dovevamo vaccinare nel più breve tempo possibile la più grande quantità di popolazione, andando a vaccinare subito per primi i fragili, i immunocompromessi, le persone deboli, poi le persone anziane e poi gli altri, senza se e senza ma. Quando scrivevano siamo dell'associazione Pinco Pallo, gli scrivevo mi fa piacere, siete i più essenziali di tutti, attenetevi all'ordinanza numero 6 del 9 aprile, che declinava quello che ha detto prima Guido. Poi chiaramente facevo la mediana, perché quando mi dicevano bisogna comprare questi farmaci salvavita, va bene, io ero un esecutivo, però c'avevo un po' di testa, e insieme ai miei dicevo, telefonavo in giro ai vari luminari che mi hanno sempre risposto e cercavo di fare una media. Dopodiché, e Gianni Rezza lo sa, io ho sempre detto che l'ottimo è nemico del buono, cioè a un certo punto bisogna prendere una decisione, e io l'ho presa, ci ho messo la faccia. Ovviamente ho sempre sentito l'evidenza scientifica, e guai se non fosse così, però secondo me non si può stare dietro a tutti, ecco, cioè a un certo punto bisogna avere il coraggio di scegliere. Uno sceglie, fa delle scelte, se ne assume la responsabilità, lo fa con coscienza, e poi devo dire che c'è sempre stata un'interlocuzione. Noi settimanalmente facevamo delle riunioni riservate, perché la prima praticamente c'era un po' troppa gente e tutto quello che dicevamo andava in streaming, e anche questo non va bene, ma non perché non bisogna essere trasparenti. Perché bisogna cercare di dare ai concittadini delle spiegazioni semplici ed efficaci, perché non tutti hanno fatto studi medici o scientifici, e poi uno si perde, dice ma io che devo fare? Cioè, e quindi bisogna essere, secondo me, a un certo punto dei punti di riferimento. Facendolo con grande coscienza, io l'ho sempre sentita questa responsabilità, così come ho sempre sentita la fiducia del Presidente, e questo mi dava ancor più la carica per approfondire un po' tutto. Io devo dire che ho sentito spesso, e lo voglio citare, oltre a tutti quelli più noti che già si conoscono, per esempio il professor Remuzzi, che mi portava sempre evidenze, sempre i giornali scientifici, specie quelli internazionali, e quindi
da Lancet, Wall Street Journal, insomma con quei giornali noi New England riuscivamo a capire che cosa faceva il virus. E poi bisogna fare anche attività di mediazione, cioè andare a capire cosa fanno i paesi vicini, e diciamo questo l'abbiamo fatto spesso insieme al Ministero della Salute. Per ciò che riguarda il Green Pass, è una decisione che ha preso il governo autonomamente. Io posso dire come cittadino, ecco, secondo me a un certo punto, se il governo pone una regola che è di salute generale, poi bisogna che venga seguita, e sono d'accordo sul fatto che poi il governo ha perseguito nella scelta, che era dovuta sicuramente a esigenze di dare sicurezza, per esempio nei luoghi pubblici, negli ospedali, nei luoghi più frequentati, quindi era anche un'attività premiale. Poi è stato anche di moral suasion sicuramente, anche se non credo che sia... Io credo che i cittadini italiani abbiano ben capito che si lottava per la sopravvivenza, e quindi il fatto di aver ottenuto con il mio mandato oltre 48 milioni e mezzo di cicli completi, sugli over praticamente 48 milioni e mezzo era che voleva dire quasi il 90% degli over 12, perché erano 54 milioni gli over 12, sono 54 milioni, cioè alla fine, se noi pensiamo che poi c'è un certo numero di persone che non può essere vaccinato per ragioni sanitarie, che sono tra i 300 e i 500 mila, poi se sbaglio mi correggerà Gianni. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ecco, cioè, questo è. Secondo me i cittadini italiani hanno capito più di tutti quello che bisognava fare, e forse sono stati fatti molti dibattiti che potevano essere anche non fatti, si impiegava il tempo per lavorare meglio. Come avete potuto ascoltare, generale Figliuolo si dimostra per quello che è, quindi non niente di nuovo da noi, per chi lo conosce. Professor Rezza, lo accennava già prima generale Figliuolo, i confronti con l'AIFA, con l'EMA, che è l'ente certificatore europeo dei farmaci, con la classe medica, soprattutto i medici di medicina generale, più o meno, come dire, stimolati, coinvolti nel problema della vaccinazione. Le regioni, quali problemi ha comportato? E oltre a questo, potremmo fare qualcosa in più sulla comunicazione istituzionale, cercando magari di tenere le briglie sulle varie talk show e via di questo passo che si sono succeduti in questi mesi, dove sembrava che ognuno avesse la soluzione in tasca? Io purtroppo, per sobrietà dovuta al mio ruolo, non ho potuto candidarmi in quanto sono apparso poco in televisione negli ultimi mesi, però a parte questo, scherzi a parte, diciamo, capisco bene il generale Figliuolo, anzi Francesco, quando si perdeva, e ancora si perde, perché io stesso mi sono perso nella marea di sigle, no? Perché dopo... Il CTS maschile, la CTS di AIFA, abbiamo scoperto che era femminile invece, quindi bisogna stare attenti anche al genere del CTS, perché sulla base del genere uno distingue se AIFA invece è il Comitato Tecnico Scientifico. Effettivamente c'è una serie di sigle, sia a livello italiano che a livello europeo, col quale bisogna in qualche modo mettersi d'accordo. A livello europeo io devo dire una cosa: all'inizio della pandemia io sono stato piuttosto turbato negativamente dalla risposta europea. Cioè, se vi ricordate bene, qua arrivarono i medici cubani, i medici albanesi, i medici, ma non si può dire, russi, con buone o cattive intenzioni, non lo so, però non ci fu una risposta europea univoca. Cioè, quando l'Italia soffrì per prima l'impatto della pandemia, molti di noi dissero: ma l'Europa dove sta? E fu piuttosto, diciamo, grave, io credo, questa assenza di una risposta omogenea da parte della Unione Europea. Io credo che invece proprio sui vaccini la situazione si sia completamente ribaltata.
perché lì si prese una decisione, quella di mettere in piedi uno steering board, di cui dopo io ho fatto parte, che comprendeva tutti gli stati membri, tutti i rappresentanti degli stati membri, e che insieme decideva, come prima ha ricordato Francesco Figliuolo, sul tipo di vaccini da acquisire, sulle quantità, e soprattutto c'era un accordo completo sul fatto che questi vaccini sarebbero stati distribuiti sulla base del prorata, ovvero sia sulla base della popolazione dei singoli stati membri. Quindi nessuno Stato in questa maniera sarebbe stato penalizzato. E è particolarmente importante, cosa che invece un po', anche questo ha favorito insomma l'arrivo dei vaccini in quantità copiose. Dopo qualcuno dirà: ne avete acquistati troppi. Beh, naturalmente se ne avessimo acquistati pochi saremmo stati accusati invece di aver causato uno shortage, una carenza di vaccini, perché dopo è sempre così in questo paese, insomma, se uno compra troppo, dopo evidentemente ha sforato per qualche motivo, no? C'è sempre la dietrologia dietro. Se uno invece non acquista, dopo si ritrova in carenza, diciamo, il rischio è maggiore, quindi sempre meglio comprare un po' troppo. In termini di preparedness, cioè preparazione pandemica, è sempre meglio eccedere in via prudenziale piuttosto che trovarsi dopo scoperti, e su questo io credo non dovrebbero esserci assolutamente dubbi. Quindi da questo punto di vista, dopo, la risposta a livello europeo è stata buona. Il rapporto con i singoli, invece le singole sigle italiane, insomma, è qualcosa che, parliamoci chiaro, insomma, c'è il Ministero della Salute, c'è il Consiglio Superiore di Sanità, che comunque sia di nomina governativa, ci sono gli enti vigilati, AIFA e ISS. Adesso pretendere che gli enti vigilati siano completamente indipendenti, insomma, penso sarebbe un po', come dire, faremmo la figura degli ingenui, no? Saremmo poco sinceri nel dirlo e nel pensarlo. È chiaro che però se un ente come l'Istituto Superiore di Sanità piuttosto che l'AIFA, è chiaro, ha una credibilità scientifica, comunque sia tenderà a mantenere un certo livello di autonomia prima di arrivare a soluzioni compromissorie col Ministero della Salute. Direi che il rapporto è stato sempre ottimo, tant'è vero in quelle riunioni segrete dopo ci si riuniva in 4, in 5 e si decideva insieme. Decidere insieme è importante perché ci si copre le spalle a vicenda. Questo può sembrare strumentale, può sembrare... Però è importante, perché quando si prendono decisioni importanti per il Paese, insomma, è necessario che non lo si faccia da soli. L'ultima parola la vorrei spendere per gli enti regolatori, perché noi abbiamo visto che l'ente regolatorio inglese, l'FDA, si sono mossi sempre con molta celerità. Quando cioè qualcuno mi ha fatto una domanda prima, in una delle interviste che mi è capitato di dare poco fa, abbiamo usato degli vaccini sperimentali? No, non abbiamo usato dei vaccini sperimentali. Abbiamo saltato delle fasi della sperimentazione? Non abbiamo saltato le fasi della sperimentazione. Solo che enti regolatori come FDA, quindi l'ente americano, l'ente inglese, MHRC, hanno preso anche prima di EMA delle decisioni abbastanza coraggiose, assumendosene la responsabilità, sulla base di evidenze che però erano evidenze che scaturivano da tutti gli studi clinici che si sarebbero dovuti comunque sia compiere, autorizzando i vaccini, l'uso di vaccini non sperimentali, ma l'uso emergenziale di vaccini. E sapevamo benissimo che il processo dopo di validazione e valutazione di questi vaccini sarebbe continuato nel corso del tempo, tant'è vero che dopo dall'uso emergenziale si è passati all'uso standardizzato e rutinario. Quindi in che cosa è stata importante l'azione degli enti regolatori, prima fra tutto quindi FDA, l'ente inglese, l'EMA e quindi di rimbalzo l'AIFA? Beh, nel fatto di darci una mano ad approvare con procedure accelerate, non saltando i test sperimentali, ma con procedure
accelerate la approvazione, l'autorizzazione di vaccini. Insomma, siamo passati dai 5-15 anni che ci vuole per avere un'approvazione sostanzialmente a pochi mesi. E questo, di questo credo che nessuno ne abbia avuto detrimento. Da un punto di vista di rischi e di benefici, la bilancia ha pesato dalla parte dei benefici, ma in maniera veramente molto pesante. Grazie. Devo spendere una parola sulla comunicazione. La comunicazione istituzionale è un po' un essimoro, no? Cioè, se dobbiamo dire, può essere una comunicazione istituzionale molto incisiva, direi quasi ossimorico questo, perché per definizione la comunicazione istituzionale non fa molto, come dire, non fa molto spettacolo, mentre di spettacolo evidentemente ce n'è stato molto. Io ho vissuto lo spettacolo da una parte e dall'altra, perché i primi 3-4 mesi io stavo beatamente in Istituto Superiore di Sanità e stavo in televisione tutti i giorni, quindi posso dire di avere anche ceduto nei primi 3 mesi della pandemia. Dopodiché, passando al Ministero della Salute, come sapete, noi siamo molto tutelati in questo, tutelati, svantaggiati o vantaggiati allo stesso tempo. Svantaggiati perché compariamo molto di meno, quindi se qua non compari sembra che non esisti. Se non compari nei talk show, io dico, perché nei telegiornali magari compariamo. Se invece compari troppo ti esponi. Il vantaggio di non esporsi troppo è che poi rivendicare più di altri forse un'autonomia di posizioni sotto certi aspetti, però siamo anche civil servant, quindi è chiaro che la posizione dell'istituzione dopo automaticamente diventa la nostra posizione. È un po' complesso, però di fatto è così. Io non credo che ci sia, per quanto io ritenga comunque carente, e questo in termini diciamo autocritici tra virgolette, io sono un civil servant, la comunicazione, però Guido dopo può parlare meglio più liberamente. Vi annuncio che Guido Bertolaso farà tutte quelle rivelazioni che io non farò adesso. E per quanto quindi possa essere migliorata sinceramente la comunicazione istituzionale, è vero che non potrà mai arrivare evidentemente a superare la comunicazione non istituzionale. Insomma, vediamo che quando ci sono talk show ogni sera e c'è evidentemente una domanda di informazione particolarmente elevata, dopo anche le persone che sono più disponibili sono quelle che evidentemente vengono anche più spesso interpellate, non necessariamente le più brave, a volte sì, le due cose possono anche coincidere. È per questo che dico, la visibilità dopo crea in qualche modo fama, la visibilità, quello che forse è un po' più sotto certi aspetti lascia un po' più perplessi è che non è tanto l'esperto che diventa visibile, ma la visibilità che crea l'esperto. Grazie. Grazie professor Ressa. Siamo proprio agli sgoccioli, però al dottor Bertolaso faccio una domanda che ha anche un risvolto di esperienza personale. La Lombardia ha subito delle critiche feroci nei primi anni dell'anno scorso, del 2021, sia per quanto riguarda la vaccinazione massiva, il modello organizzativo, che prima per quanto riguarda la presunta inefficienza di affrontare il Covid. Avevano ragione i detrattori? E se avevano ragione i detrattori, qual è stato il momento dove la Lombardia è ripartita alla grande, come sappiamo? Allora, sarò telegrafico. Sulla comunicazione, Gianni Rezza, da bravo ricercatore, è stato molto diplomatico. La comunicazione istituzionale nel 2020 di fatto non è esistita e quando è esistita ha fatto solo danni. Non possiamo dimenticare un commissario che diceva vi imploro mettetevi la mascherina e un altro commissario che diceva io la mascherina non me la metto, fate come vi pare. Se la comunicazione istituzionale era dare i numeri dei decessi ogni sera, ne avremmo fatto volentieri a meno. L'assenza di una comunicazione istituzionale ha permesso il proliferare dei tanti scienziati che nel corso, soprattutto del 2020, si sono divertiti a dire la qualsiasi. Quando c'è un'emergenza serve un portavoce.
che parla in nome e per conto del governo e di tutte le istituzioni. Questo nel 2020 non è accaduto. Quando c'è un'emergenza serve essere rapidi, come abbiamo detto prima. Ma poi l'altro mantra, oltre alla rapidità, è quello che non bisogna lasciare solo nessuno. Oggi, fra l'altro, il 24 di agosto, 6 anni fa, ad Amatrice e nei paesi limitrofi, sono stati lasciati sole decine di migliaia di persone. Sono passati 6 anni, ancora devono abbattere gli edifici, ancora devono raccogliere le macerie. Amatrice è una spianata desolata. Questa non è emergenza e questo non è uno stato serio, come non è stato uno stato serio nel marzo del 2020, quando è stata completamente, vi ricordate le battute, la Lombardia, la grande malata d'Italia, no? La Lombardia era l'abbandonata d'Italia. La Lombardia è stata lasciata sola, non so se in modo deliberato o se in modo involontario. Io l'ho visto, io ho girato gli ospedali della Lombardia prima di prendermi il Covid, perché sono andato in tutte le rianimazioni a ringraziare i medici e gli infermieri che con la mascherina che prima c'aveva Gianni Rezza stavano nei reparti di rianimazione, perché nel marzo del 2020 i meccanismi di protezione individuale non c'erano. I nostri medici e i nostri infermieri si sono ammalati e sono morti perché giravano nella rianimazione con quelle mascherine lì. E questo succedeva soprattutto nella regione che inevitabilmente, essendo la più popolata d'Italia, il crocevia, no? Gli aeroporti internazionali, gli hub, tutto il resto. Io non sono lombardo, quindi non sto qua a prendere una posizione campanilistica. Io sono un italiano e dico che la Lombardia nei primi mesi è stata messa in ginocchio. E come diceva prima, ho apprezzato molto quello che ha detto Gianni di questo ruolo dell'Europa, che poi per le vaccinazioni per fortuna ha recuperato, ma nel 2020 l'Europa ci ha lasciato soli. Ha detto Gianni giustamente, i medici russi, ci hanno mandato i medici militari russi a Bergamo, hanno mandato i medici cubani, i medici albanesi, i medici cinesi. Ma i medici francesi, i medici inglesi, i medici tedeschi, perché non sono venuti? Perché non sono venuti a dare una mano al nostro paese? Perché non sono venuti in Lombardia? Perché non abbiamo precettato i medici italiani? Invece di fare dei contrattini a dei medici presi nelle altre regioni che sono venuti in Lombardia a guadagnare 3 volte quello che guadagnavano i medici nelle rianimazioni degli ospedali della Lombardia, che sono stati per 2-3 mesi chiusi nei loro reparti perché non potevano tornare a casa i medici e gli infermieri della Lombardia, perché se tornavano a casa infettavano i loro cari, i loro parenti. Sono stati da soli chiusi insieme ai malati negli ospedali, ma nessuno è andato ad aiutarli. Ecco perché la Lombardia è arrivata alla fine del 2020 stremata. Una sanità straordinaria che per 11 mesi è stata lasciata completamente sola nel momento più drammatico dell'emergenza. Io ho visto nella stanteria dell'ospedale di Crema il 17 di marzo del 2020 67 vecchietti, li ho contati, vecchietti della mia età, tutti seduti su delle seggioline, agonizzanti. Tutti e 67 agonizzanti, sapete perché? Perché non avevano ossigeno. In Lombardia, nell'anno del Signore del marzo del 2020, mancava l'ossigeno. No? Il materiale più banale, più semplice, più facile da reperire. Gli ospedali della Lombardia erano privi di ossigeno e la gente è morta perché non avevano l'ossigeno, non perché non avevano i letti di rianimazione, anche quello. Ma vi sono stati degli episodi, delle situazioni che sono durate per mesi che hanno messo in ginocchio la Lombardia. Ecco perché, quando sono arrivati i vaccini, una regione stremata da tanta difficoltà e da tanta solitudine ha avuto dei problemi a ripartire e a organizzarsi. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando
anche del gennaio e del febbraio del 2021, prima del primo di marzo del 2021. Io sono stato chiamato il 31 gennaio, il primo febbraio ero a Milano. Ho detto benissimo, incominciamo a vaccinare. Dobbiamo vaccinare gli over 80, 800.000 persone. 80.000 domiciliari, nel senso che non potevano muoversi da casa e quindi dovevi raggiungerli. Allora ho detto benissimo, come facciamo a dare la possibilità a questi 800.000 di dire bene, io mi voglio vaccinare, cioè come facciamo a farli prenotare? Qual è il metodo che mettiamo in piedi per consentire a questi 800.000 di vaccinarsi domani mattina se i vaccini ci sono? Adesso chiamiamo ARIA, Agenzia Regionale dell'Innovazione e degli Acquisti di Regione Lombardia. ARIA fritta. L'innovazione, loro non sanno cosa sia. E il 7 di febbraio, quando mi sono reso conto che buttava male da un punto di vista delle prenotazioni, che ho fatto? Insieme a Letizia Moratti abbiamo chiamato Poste Italiane, che come sappiamo bene aveva messo in piedi una piattaforma per le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid. Quindi l'uovo di Colombo, la risoluzione di tutti i problemi. Il 7 di febbraio Ente Poste è venuta a Milano e nella fiera di Milano abbiamo organizzato una mega riunione con tutti gli oltre 50 direttori generali della sanità lombarda per organizzare le vaccinazioni tramite Ente Poste, che dopo 2-3 giorni misteriosamente si ritira e scompare. E quindi noi per il mese di febbraio, Carlo Lucchina e io e pochi altri, la notte a passare al telefono, buttando giù dal letto i direttori generali, perché con il sistema di ARIA 300 over 80 di Bergamo venivano mandati a vaccinarsi a Mantova, 250 vecchietti di Varese venivano mandati a vaccinarsi a Cremona, perché l'algoritmo, chissà che era questo algoritmo, dava questo genere di distribuzioni. Noi ce ne accorgevamo a mezzanotte, a l'una di notte, e durante la notte chiamavamo per fare in modo che invece venissero vaccinati vicino a casa. Questo è stato l'inizio della gestione lombarda delle vaccinazioni, ma perché c'era una stanchezza morale, fisica, psicologica, drammatica in tutte le strutture messe in ginocchio da un anno del quale appunto nessuno aveva cercato di dargli una mano. Dopodiché il primo di marzo arriva generale Figliuolo, io richiamo Ente Poste, disperato perché era impossibile vaccinare nel modo in cui stavamo facendo. 11 di marzo arriva Ente Poste, torna e guarda caso, improvvisamente, magicamente, le poste incominciano a funzionare, ci mettono a disposizione il loro sistema e dal primo, di fatto dalla fine di marzo, dai primi di aprile, siamo partiti vaccinando prima 70.000, poi 80.000, siamo arrivati a 145.000 vaccinazioni al giorno in Lombardia. E quando Francesco Figliuolo mi diceva Guido, domani ce la fai a fare 125.000, così superiamo anche Inghilterra, Israele, Portogallo? Certo, lo facevamo, perché era una competizione virtuosa. Stavamo cercando di dare a tutti gli italiani la certezza di una assistenza sanitaria, no? Di una tutela della salute che è quella che si deve garantire in un paese moderno come il nostro. Ce l'abbiamo fatta, ma sappiate appunto che il merito è stato degli infermieri, dei medici, dei volontari della protezione civile, di tutto il sistema del volontariato. È stato il sistema Italia che ha fatto squadra, e quando facciamo squadra in Italia non ce n'è per nessuno da nessuna parte al mondo. Grazie. Ci avviciniamo alla conclusione, magari anche sforando un attimino l'orario, ma abbiate pazienza. Un'ultima domanda però, professor Cesana, l'ha fatta. Ma tutti questi igienisti, infettivologi, specialisti del Covid che si sono pronunciati, semi-pronunciati, ultra-pronunciati, hanno aiutato l'informazione alla gente o no?
Ma nello specifico sono già intervenuti loro, sia per quanto riguarda il problema della comunicazione che dell'organizzazione. Io faccio una nota di costume. Giovanni Berlinguer, ricercatore e professore di medicina sociale, è morto qualche anno fa, fece un'indagine da cui rilevò che se fossero stati veri tutti gli allarmi delle associazioni medico-specialistiche nei loro congressi, ogni italiano avrebbe avuto 2 malattie e mezzo, no? Cosa che non è vera. No. Perché? Perché tutti tendono a vendere il loro mestiere. E qui anche gli epidemiologi, gli igienisti, cioè. E soprattutto poi oggi siamo in un mondo dove l'allarmismo dei media e dei social gonfia all'estremo quelli che sono dei difetti anche personali. E da questo punto di vista io ricordo che Giussani diceva che tutti abbiamo il nostro difettino. E questo l'ho capito bene vedendo il film Il discorso del re, sulla vita di Re Giorgio, il papà dell'attuale regina Elisabetta d'Inghilterra, il quale era balbuziente. La balbuzia è un difettino, cioè, sì, balbetta un po', ma se devi dichiarare guerra alla Germania, la balbuzia diventa un grosso problema. Ecco, bisognerebbe rendersi conto di questo, cioè quindi di correggere i difettini che possono diventare disastrosi e contraddittori. Comunque, come ha detto Bertolaso adesso, come ha detto l'Orb, che poi ne sono stati i protagonisti, se con tutto il rumore che è stato fatto, senza diciamo un obbligo assoluto per tutti, ma con una raccomandazione molto sottolineata, abbiamo l'85% della popolazione italiana vaccinata, no? Secondo l'Istituto Superiore di Sanità sono stati evitati in circa un anno e mezzo 8 milioni di casi, 500.000 ospedalizzazioni e 150.000 decessi, che non è male, anche se le stime magari sono un po' in eccesso, però non è male lo stesso e lo dobbiamo a loro. Io vi ringrazio, grazie ancora per l'attenzione che avete posto a questa chiacchierata. Approfitto per ricordarvi che il meeting è diventata una fondazione con un ente del terzo settore e quindi vale la pena di valutare e magari di riuscire a fare una donazione per il meeting finché proceda su questa iniziativa veramente meritoria. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Thank you.